proseguono i nostri approfondimenti. Io sono felice veramente dei ritorni che abbiamo. Immagino avrete visto le prime due nostre videosintesi in cui abbiamo cercato di sintetizzare il percorso. Ormai siamo giunti a metà di questo progetto formativo e quindi continuiamo a ricevere dei ritorni molto positivi anche in relazione alle slide che vengono messe a disposizione dei docenti. Oggi affrontiamo due tematiche oltremodo importanti in termini di conoscenza e soprattutto di pratica di contrattazione, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che il fine di questo progetto è assolutamente, come dire, l'uso, la leva contrattuale che noi dobbiamo agire nei luoghi di lavoro. Iniziamo, e per me è un grandissimo piacere avere qua Barbara Perez, prima di tutto perché, come dire, appartiene a una delle nostre categorie, è di provenienza Wilca, quindi del settore della UIL dei bancari e degli assicurativi, ma espressione designata da CGL, CISL, UIL di Milano come consigliera di parità di Milano e della città metropolitana. Introdurrà lei e terrà questa prima parte di questo approfondimento mattutino proprio sul ruolo e le funzioni assolutamente importanti, direi misconosciute ancora, del ruolo della consigliera di parità e porle. E altrettanto importante, disabilità e lavoro. Anche questo è un tema che nell'ambito delle pari opportunità non viene mai affrontato e che invece con il quale noi ci scontriamo, tra virgolette, quotidianamente nei luoghi di lavoro. E anche su questo noi dobbiamo formarci. Quindi dobbiamo assolutamente entrare, conoscere e agire quella leva che io richiamavo prima. Sempre con l'ottima Michela Rusciano, formatrice di lungo corso della UIL Lombardia. Il progetto formativo Obiettivo Pari Opportunità, ideato e organizzato dal Dipartimento Pari Opportunità di UIL Milano Lombardia, è giunto al giro di boa con il quarto appuntamento che ne decreta ancora una volta il successo e il gradimento da parte dei delegati che vi partecipano. La partecipazione pazzesca delle persone che stanno affrontando questo corso, io non mi aspettavo così tanta interazione con l'aula, sinceramente sono rimasta piacevolmente sorpresa da questo. Prevalentemente stanno presentando situazioni che vivono in ambito lavorativo, il che è ottimo perché era proprio lo scopo di questo incontro di oggi. Io sono estremamente soddisfatta di aver potuto partecipare a questa formazione. Trovo che fin qui le proposte siano state estremamente interessanti. Stiamo sondando un argomento che in realtà ci impatta nella vita di tutti i giorni, ma noi non ci rendiamo conto della gravità e delle ripercussioni. Negli ultimi mesi mi stanno capitando situazioni che purtroppo hanno avuto esito negativo per la persona interessata. Mi dispiace molto perché si perdono opportunità e vabbè, da qui in poi sarà meglio. E quindi ringrazio la UIL, ringrazio molto Eloisa e Michela perché sono momenti questi preziosissimi che anzi dovrebbero moltiplicarsi e dovrebbero essere sempre più diffusi. E riuscire un po' ad avere una visione un po' più specifica delle cose, delle problematiche, di tutto quanto può in realtà essere di grandissimo aiuto, perché questa cosa va, come dire, trasmessa di più. Non tanto una nozione, perché le nozioni, ok, sono importanti, ma in realtà abbiamo visto che le nozioni e le leggi ci sono, ma in realtà non vengono applicate. Quindi poi la cosa importante è che finalmente si comprenda che effettivamente il problema sussiste, anche se noi ci guardiamo in giro e ci sentiamo in una società che è avanzata, ma in realtà sotto certi aspetti non lo è ancora, quindi questa cosa invece va assolutamente gestita e fatta.